Ciao! Oggi vi voglio spiegare come si calcolano le addizioni e le sottrazioni oltre il 10 con le dita. Se vogliamo aggiungere al 5 una quantità, come per esempio 9, come fate? Avete mica altre 9 dita? E non mi dite che avete le dita dei piedi, perché per contare quelle sono un po' troppo scomode. Allora, ascoltate. Ecco il trucco. Prendo il numero maggiore e lo metto nella mia mente. Poi aggiungo l'altro numero. Comincio a contare così. Dopo il 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eccolo qua il mio risultato. 9 più 5 uguale 14. Ma tu dirai, ma prima era 5 più 9. Beh, vediamo se è la stessa cosa. Metto 5 in mente, poi aggiungo 9 dita. Comincio a contare. Dopo il 5, 6, poi 7. Quindi 5 più 9 uguale 14, come anche 9 più 5 uguale 14. Facciamo una prova, vediamo se funziona anche con 12 più 4. Il numero maggiore è 12, quindi prendo 12 e lo metto in mente. Poi aggiungo 4 dita e continuo a contare andando avanti. 13, 14, 15 e 16. Funziona! Il risultato di 12 più 4 è 16. Ora voglio farti vedere come questo metodo funziona anche con la sottrazione. 18 meno 2, metto in testa il numero maggiore e poi prendo due dita e le tolgo. Beh, sì, bisogna stare attento, si va all'indietro. 17, 16. Ed è così, 18 meno 2 uguale 16. La spiegazione è terminata. Ora non resta che esercitarci. Ciao a tutti!